Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargarre, bentornati per il terzo episodio di Clash of Clans Builder All 6. E ho cambiato base, sì, ho cambiato base. Ho palesemente copiato quelli alti, anche perché io attualmente ho zero idee di come farmi bene queste basi qua, proprio sono incapace, lo ammetto. L'ultimo episodio ho portato i barbari all'11 e li ho messi a fare al 12, ci vorranno ancora 2 giorni, 3 ore e 56 minuti. E sarà un bel upgrade, poi penso che farò Letizia qua, le... Pium pium, le arciere. E poi ho l'indecisione se portare prima i draghi al 12 o i bombaroli all'8. Perché all'8, se non sbaglio, si sblocca un'altra unità. No, al 10 l'altra unità. Devo portarli al 10 allora, altro che. Comunque, mi sono tenuto da parte gli attacchi. Non ne ho fatti altri, proprio perché volevo tenermi gli attacchi per il bottino per farli con voi. Ho fatto tutti i muri che mi erano rimasti, meno fino a livello 3, perché avere i diversi mi mandava in bestia proprio. Visto che costavano ancora poco, solamente 100.000, li ho fatti tutti. Ho droppato di coppe per giunta nell'ultimo video che ho fatto. Come vi ho detto, non ho più giocato proprio per tenermi gli attacchi da fare con voi. Penso che magari dopo questo qua proverò un pochettino a rankare, giusto per non restare troppo basso. Visto che voglio puntare almeno alla top 200 italiana, che non è un granché, ma per me che sono un free-to-play player non mi fa schifo, diciamo. Comunque, senza dire troppi bla bla bla, se, ma, andiamo a cercare la partita. Vediamo cosa troviamo. Base diamante con il mortaio in costruzione. E il calorifero qua. Quindi, onestamente, me la gioco bella bella scialla così. Non so perché la macchina di guerra ha deciso di andare su questa e che volesse andare su questa qua, ma sono dettagli. Sono dettagli. Giustamente gira. La macchina da guerra gira. Vediamo se così riesco comunque a fare qualcosa. Allora, tanto bisogna togliere subito il calorifero da mezzo e l'abbiamo fatto. Che è già una buonissima cosa. Ora bisogna sfondare assolutamente qua. E andare ad attaccare come se non ci fosse un domani di là. Il segreto è che non vadano sul coso. Ok, forse sì. Ok, il coso se lo sono fatto. Teoricamente deve fare un po' di percentuale esterna qua, fare il 50% 2 stelle. Sì, perché si fanno fare questo, il cannone non ci arriva. Quindi il 50% doppia stella l'abbiamo fatto, che è tantissima roba perché la doppia stella ti permette di vincere. Forse ci scappa, forse anche un 53, no, 50% 2 stelle. Se non ci ha fatto 2 stelle abbiamo vinto, vediamo un pochettino. Partiamo malissimo, persa subito, maledizione. Mettiamo l'orologio che ci avevamo a disposizione. Proviamo a rankare. Perfetto, un bello schifo è venuto. Ah, boom, 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 boom. Che casino che fanno. 1 minuto e si parte. In realtà no, perché c'è la macchina da guerra. La macchina da guerra ancora. Dov'è? Quanto ti manca? Dov'è la macchina? Lo perdo sempre la macchina da guerra. Non la vedo mai qua. Ok, diciamo che ci siamo quasi. Che doppia stella subito inizio coso. È da rimanerci quasi male. Vabbè, oh, cose che capitano. Sapeva attaccare sta base qua. E andiamo a provare di nuovo adesso. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, io onestamente in questa qua c'è sicuramente tipo delle mega mine. Mine barra giamperini, la Tesla, qualcosa. Però pensavo di mettere innanzitutto sta qua. Il cannone ci arriva purtroppo. Quindi proviamo a levare il crusher. C'han 4. Poi c'è a distrarre le truppe mettendo questa qua. Così non mi attaccano le cose. Apriamo il muro. Proviamo ad andare un pochettino di barbari per far scoprire un pochettino di qua di trappole. Bombarolo che non so dove sta andando. Va a caso. Fatti il mort. No, di farti il calorifero, zio, cosa stai facendo? Calorifero che ci scoppia tutto. Ecco le megamine. E qua bisogna mandare i barbari di prepotenza. Perché, ragazzi, è venuto un attacco tremendamente brutto fuori. Però attenzione, attenzione. Si riescono a fare il municipio. Forse sti barbarelli. Attenzione, attenzione. Picchiano, picchiano. No, i barbarelli non ce l'hanno fatta. Vediamo se questa va là. Questa va là, niente. Niente ragazzi, un grandissimo fail per giunta.
grandissimissimo fail. Ci arriva anche il mortaio lì. Vediamo se riusciamo a fare della percentuale qua, ma questa penso che ci arriverà. Altro attacco è andato veramente in merda. Perfetto, molto bene, sono contentissimo, devo dire. Ah, per giunta quella arriva anche lì. Perfetto, perfetto. Va tutto come proprio doveva andare. Maledizione, maledizione, maledizione. Mi sa che devo tornare a fare gli attacchi con i baby draghi da ignorante come fanno tutti. Non si neanche a farsi quella. 36%, benissimo, abbiamo perso anche questa. Andiamo a scendere ancora di rank. 53%, perfetto, andiamo a cercare subito. Ce ne frega niente. Ah, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Cosa sta facendo sto qua? Boh. Ma non lo so neanche io, ragazzi. Provo a fare i baby draghi, non lo so. Non lo so neanche io, non lo so. Mi rifiuto di andarci con i baby draghi, vi giuro. Non ci trovo più a farlo. Io qua faccio di nuovo tattica ignorante. Believo in bene. E andiamo subito a caricare qualcosa. Quella si piglia come target questo. Non è possibile! Perché il bombarolo? Ma dai! Dove va quello per giunta? Ragazzi, fa quello che vuole. Fa quello che vuole. Fa quello che vuole. Niente, parità persa. Altra parità fantasticamente persa. Attenzione, aprono di qua. Che schifo, ragazzi, che schifo. Così dovrei riuscire a andarmi a fare tranquillamente. Forse si riescono a fare cosa almeno per il 50%. Un'altra stella. Dai, dai, un bel regalino. Dove? Ah, ok, il bombarolo qua, non capivo. Mi sembra almeno confuso con il loro barbaro. 45%. Perdiamo anche questa? Perdiamo anche questa. Vediamo. Alla faccia se l'abbiamo persa. Alla faccia se l'abbiamo persa. Ci ha imploso. Tre partite di fila perse. Ottimo modo di cominciare la partita. Ottimo, ottimo modo, devo dire. Proprio sta andando come tutto voglio. Tanto Momarolo qua continua ad attaccare. Scoppierà dal calorifero a breve, penso. Si fa tranquillamente un altro muro. Adesso dovrebbe arrivare qua. Il calorifero dovrebbe squagliarlo. No, il multimortaio. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. No. Cioè, ironicamente si fa anche quello. Quasi. Quasi. Abbiamo perso anche questa. Molto bene. Prime tre partite perse. Si perde 100 punti come se non fosse niente. Ed è perfetto. No? Ora si recupera, si recupera. Si recupererà un po'. Si recupererà un po'. Io penso ad attaccare dall'alto in questa. Sempre solita strategia. Vediamo. Vediamo. Partiamo da qua perché voglio infuriare subito la macchina. Come arriva qua metto i primi due bombaroli che fanno sti pezzi qua. Piate target. Molto bene. Andiamo un po' di barbarelli a fare queste percentuali qua. Ok, quello va lì. Non gira. Oh no, cosa ho fatto? Attenzione. L'importante è che rimangano vivi i bombaroli. Scoppia tutto come se non ci fosse un domani. Tu infuriati per piacere. Mi sa un altro fail, ragazzi. Anche perché le unità fanno quello che vogliono. Allora, attenzione, abbiamo fatto... Attenzione, abbiamo fatto il 53% 2 stelle. 56, 59. 59, 2 stelle. Si spera di aver vinto. Vediamo. Andiamo a vedere cosa sta facendo lui. Oh mio Dio, ho perso. No, perché c'è la Tesla. Ragazzi, ho perso, mi sa. Oddio, scoppia, ti prego. Cosa ho rischiato? Cosa ho rischiato? Ma l'abbiamo vinta lo stesso. L'importante è questa, non ce ne frega niente. Andiamo a cercare un'altra partita subitissimo. Base diamante, ragazzi. Base diamante.
Basilitemante che l'attaccherò lateralmente, sempre full barbari. Devo pensare il lato. Penso da questo lato qua perché voglio levarmi il coso. Quindi andiamo a fare subito quelli là. Sto cercando di specializzarmi con l'attacco dei barbari, visto che faccio molto schifo io con essa ancora. Allora, come pigliano il target, mettiamo i bombaroli. Bombaroli che faranno entrare la macchina da guerra. Ma andiamo ad aiutarla. Andiamo subito un po' di barbarelli. L'importante è che restano vivi i bombaroli. Che non so cosa stanno andando a fare. Vanno a scoppiare là, perfetto. Ok, ce la possiamo un po' di fare, forse. Infuriati! Si vanno a fare il calorifero, attenzione. Poi potrebbero farsi il castello, sì, bene sì. Va giù, quello è andato giù. L'importante è che è andato giù quello. Attenzione, riusciamo a fare un po' di percentuale. 50%, 2 stelle. Se non mi ha fatto doppia stella lui con più percentuale, dovrebbe essere vinto. E bombaroli si fanno crashare. Attenzione, in realtà no. In realtà no, di poco. Però questo dovrebbe andare giù. Ebbene sì. 59%, 2 stelle di nuovo. Lui mi stava guardando, è andato via. Forse abbiamo vinto. Ebbene sì, abbiamo vinto. Attenzione, 89%, 2 stelle. Attenzione, si avvicinano tutti con quella base a fare. Minchia, quasi farmi tutto il culo. Piccolo taglio per schippare questo time wait, che non voglio sprecarmi troppe gemme, che ne ho soltanto 1.800, sono un poveraccio. Ci vediamo quindi appena mi tornano le truppe. Mancano 5 secondi adesso per la macchina da guerra, finalmente potremo andare ad attaccare. Come dicevo, non voglio usare gemme perché ne ho veramente poche. Ho cambiato base perché l'ultima base ho guardato, tipo, i draghi aerei mi implodono quella base, quindi non mi fido, torno a questa, che andava un pelino meglio. Oh mio Dio, non ho... Oddio, che livello è quel calorifero? Allora, io penso di attaccare sempre full barba. Però minchia, mi esplode con questa. Mi esplode con questa. Di qua perché c'è il doppio cannone in costruzione. Allora, penso farò così. Proviamo. Proviamo. Perché anch'io, ragazzi, non gioco da tantissimo. Devo imparare ad attaccare certe ba. Non volevo mettere i bombaroli! Ragazzi, questo è stato un mega super fail. Questo è stato un super mega fail, ragazzi. Non volevo mettere i bombaroli, non volevo. Questa cosa mi costerà la partita. Mi costerà la partita, questa, ragazzi, mi costerà la partita. Ah, ragazzi. A mettere tutti i barbari che mi sono rimasti, che tanto qua ormai la cappellata l'ho fatta, non vanno sulla sala del costruttore. Invece sì. Attenzione, 50%, 2 stelle. È andato meglio di quello che pensavo l'attacco, non pensavo. 62%, 65%, 2 stelle, l'ho imploso, l'ho imploso. L'ho imploso. Ma si va a prendere ancora. È stato duro per 102 stelle. Un attacco che pensavo fosse andato di merda, invece si è rivelato andare bene. Adesso quello mi ha fatto 100%, ho perso. Andiamo a vedere cosa sta facendo. Ah, mi sta sniperando. Ha ancora 11 arciere. C'è una vaghissima possibilità che io possa perdere. Ha sbagliato il ragazzo. Ha fatto un brutto errore, ha fatto. È stato frettoloso, però la macchina al 4 che mi dà più speranza. Perché teoricamente la macchina al 4 dovrebbe schiantarsi su quel crusher qua. A me lo auguro. Ok, gli rimancano 5 arciere. 6 arciere la macchina al 4. Allora, quello se ne va via. Madonna, quanto sono forti le arciere al 12. Ma vanno sulla contraerea. Ah, la Tesla. Messo la macchina da guerra, c'ha fretta, mancano 45 secondi. La macchina da guerra è andata sull'aereo. Meno male, non è andata sul coso. No, beh, si è schiantato, ragazzi. Ho vinto io. Imploso. Non riesce neanche a fare la sala del costruttore. Arciera alta che arriva anche fino a qua. E ce la portiamo a casa, ragazzi. Doppia stella. E si fa la vittoria. Bottino preso.
E sono tornato al punto di partenza, ragazzi. 3138, veramente deludente. Non ho perso le prime tre. Intendo lasciarle perché è inutile levarle, non mi pare una cosa sensata. Gli errori li faccio e magari sono errori che se faccio io voi li vedete, magari evitate di farli voi. Mi direte, come fai a insegnare a te che fai schifo? C'hai ragione, però non si sa mai nella vita. Ok, ragazzi, quindi chiudo qua l'episodio. 666 di gold. Paura, paura. Non posso mettere oppare niente perché gli ultimi gold li ho spesi per fare le mura. Quindi non ho nulla da mettere oppare. Forse dov'è? L'ho perso. Il posto di guardia? L'arciera costa 800.000, non ce li ho. Devo portarla al 5. Il posto di guardia qua mi costerebbe 320.000, però mi starebbe via un giorno. Io onestamente ora voglio un pochettino continuare a rankare, quindi però lascio perdere. Me li accumulo. E magari operò qualcos'altro. Vedrò un attimo. Comunque ragazzi, grazie ancora per essere stati anche oggi, scusate dei fantastici che ho fatto, magari nel prossimo video sarò un pochettino più alto di livello. Io in tutto ciò continuo a sperare in questi barbari che arriveranno al 12, che mi cambieranno già un bel po', per portare le arciere e i bebe draghi e i bombaroli deciderò un pochettino. Quindi ragazzi, ci vediamo nell'episodio di domani, grazie ancora di tutto e non perdete l'episodio di domani dell'una, l'una e mezza, che sarà, penso, Life is Strange o Ori. Deciderò in serata. Quindi ragazzi, a domani. Ciao ciao!